Cyber Warfare Conference incontriamo Rossella Macinante, Practice Leader di Net Consulting Cube, che ha curato il barometro Cyber Security 2019. Ciao Rossella. Ciao. Guardando alla ricerca che avete fatto, quali sono le principali criticità riscontrate nel barometro legate sia al comportamento dei dipendenti sia alle figure professionali necessarie dell'azienda? Sicuramente il comportamento dei dipendenti, in particolar modo la mancanza di cultura sul tema della cyber security all'interno delle organizzazioni, continua a rappresentare un tema di grande attenzione. L'82% delle aziende che abbiamo intervistato lo cita appunto come il principale elemento di vulnerabilità, per cui si rende necessario da parte delle aziende intraprendere dei percorsi di formazione e di awareness in questo senso. Il tema delle competenze è un altro tema che viene appunto considerato particolarmente critico, in quanto citato appunto dal oltre 70% dei rispondenti alla nostra survey come una carenza legata soprattutto ad alcune figure che riguardano i threat analyst, i security analyst e comunque in generale competenze legate anche al mondo proprio della cyber security in senso lato. Quindi da questo punto di vista circa il 40% del campione dichiara appunto come priorità per il prossimo anno proprio quello di andare a incrementare queste figure. Ciononostante, gran parte di queste competenze, laddove carenti, continuano ad essere acquisite prevalentemente dal mercato, tant'è vero che in particolar modo nel mondo della threat intelligence questa tipologia di attività viene svolta prevalentemente con il supporto di fornitori esterni. Ecco, alcuni temi sono stati toccati anche nel barometro dell'anno scorso, ma alcune novità che sono state invece approfondite nel barometro di quest'anno riguardano il tema della sicurezza lungo la supply chain, cioè ormai i fornitori devono gestire i propri dati lungo tutta la filiera anche delle terze parti. Qual è lo stato dell'arte oggi, qual è la consapevolezza su questo tema della supply chain? Questo è un tema importantissimo, considerato prioritario da tutte le aziende che abbiamo intervistato, cioè l'esigenza sostanzialmente di avere sotto controllo il livello di sicurezza gestito anche da parte dei soggetti a monte, a valle della catena del valore delle aziende è un tema di grande importanza. Non tutti hanno già intrapreso un percorso volto a risk assessment nei confronti appunto dei fornitori, se non per quanto riguarda appunto alcune aziende del mondo telco che obiettivamente sono molto più avanti su questo tema. Quello che le aziende appunto stanno cercando di portare avanti in primo luogo è quello di definire degli standard di sicurezza a cui effettivamente i fornitori devono attenersi per poter interloquire con loro e quindi scambiare dati, ovviamente digitali, ormai in un mondo estremamente digitalizzato come quello attuale, e quindi garantire la sicurezza end-to-end nella catena stessa. Questo tema è importantissimo anche da un punto di vista del sistema paese, perché questo comporterà sempre di più anche per le PMI, che sono gran parte del tessuto industriale del nostro paese, l'esigenza di adeguarsi a questi criteri. Guardando anche appunto il sistema paese, c'è stato il piano Industria 4.0 che ha impattato anche su tutto il mondo dell'IoT. I dispositivi IoT ricoprono un ruolo strategico più importante, emerge dalla ricerca, appartenendo un po' a tutti i settori, industria, energy, utility e telco. Ecco, qual è la foto che ne esce dal rapporto e qual è la consapevolezza che l'IoT è comunque uno strumento che può portare delle vulnerabilità? Nel settore, cioè nel panel, evidentemente ci sono alcuni settori che sono più avanzati su questo fronte, altri che lo sono meno. L'IoT diventa strategico soprattutto per settori come il mondo energy, telco e anche per il mondo industria, appunto come citavi tu prima, per effetto del piano Industria 4.0, tutto quello che riguarda sostanzialmente la smart factory. Ad oggi la situazione non è ancora ottimale dal punto di vista della messa in sicurezza di tutti gli apparati connessi. Questi rappresentano un elemento di vulnerabilità per aziende che abbiamo intervistato
mercato ancora forte, si stanno comunque attrezzando, le aziende si stanno attrezzando soprattutto imponendo appunto ai fornitori di questi apparati e dei software diciamo con embeddati in questi apparati una serie di standard, oltre che dei principi di security by design anche all'interno dell'IoT, così come avviene nel mondo del software. La security by design era un tema che ricorreva anche nei barometri precedenti. Ecco, guardando come ultima domanda il mondo sia pubblico che privato, quali sono le forti differenze che emergono? Chi è più avanti, chi è più invece indietro? Allora, tra tutti i settori, ovviamente il telco da una parte, le banche dall'altra, rappresentano i settori che hanno un grado di maturità nel mondo security, insieme anche al mondo energy utilities, soprattutto la componente energy di questo comparto, sicuramente hanno un grado di maturità più elevato rispetto agli altri settori. In fondo troviamo il mondo GDO retail, che effettivamente ha fatto poco in termini di investimenti negli ultimi anni e quindi rimane un po' in coda. Il mondo pubblico si sta adeguando un po' più lentamente rispetto a quello che è il mondo privato, in particolar modo rimane un tema forte nella sanità, in cui la cyber security è effettivamente un tema di elevata criticità, considerato diciamo la criticità dei dati che vengono trattati appunto nel settore sanitario. E quindi da questo punto di vista ci sono appunto delle linee guida a cui le aziende sanitarie devono attenersi. C'è il tema della GDPR, evidentemente, che impatta anche il mondo pubblico, ma oggi come oggi le aziende sono ancora in una fase di adeguamento, e quindi permane questo come un elemento di attenzione che andremo sicuramente a monitorare nel barometro del prossimo anno. Grazie mille. Grazie.